La cultura dello sport è il racconto delle attività sportive messe a disposizione delle ragazze e dei ragazzi, soprattutto quelli che vivono in condizioni di disagio economico e di marginalità sociale. Questi contenuti di un protocollo d'intesa firmato dalla Fondazione Campania Welfare presieduta da Antonio Marciano, con l'Ussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, sezione Campana Felice Scandone presieduta da Mario Zaccaria. La nostra ambizione è portare lo sport, la cultura sportiva più a ridosso di una generazione di ragazzi, di ragazzi, di giovanissimi, proprio in un tempo in cui spesso il destino di alcuni di questi giovani sembra segnato irrimediabilmente. L'educazione dei bambini, ma non solo, e anche la disabilità. Tutto questo può essere conciliato in maniera eh, concreta con il, giornalismo, con il giornalismo sportivo, per dare un impulso notevole di cui la società in genere ha bisogno. Sul campo di rugby del Parco San Laisa, alla presenza del presidente nazionale dell'Ussi Gianfranco Coppola, è stato definito l'accordo che contribuirà a promuovere e divulgare attraverso i canali ufficiali della stampa sportiva le attività legate al mondo dello sport organizzate dalla Fondazione. A tenere a battesimo l'accordo, oltre al direttore generale della Fondazione Gavino Nuzzo, anche tre straordinari campioni dello sport: il nuotatore paralimpico Vincenzo Boni, l'ex campione di pugilato e medaglia d'oro olimpica a Mosca, Patrizio Liva, e l'ex palanotista plurimedagliato, oggi allenatore del Posilipo, Pino Porzio. Dallo sport abbiamo imparato tanto. Tanti hanno imparato tanto, io sono il primo, ho imparato ad uscire di casa da quelle quattro mura e affrontare le sfide sportive e quotidiane. Non possiamo nascondere che oggi i giovani stanno attraversando un enorme degrado generazionale, i giovani che stanno crescendo senza valori, senza, senza regole. E noi sappiamo bene che senza regole e senza valori non c'è né dignità umana né convivenza civile. Io alleno, parlo molto con i giovani, è chiaro che chi fa sport probabilmente è, è un ragazzo più sano rispetto alla media però per noi deve essere quasi un dovere.